now turning back. One day you will find your life again. Don't you know? Don't let go, please try. Con immenso piacere ho il piacere di presentarvi appunto questa sera l'organizzatrice nonché presidente di APE VCO, la no profit che gestisce il ballo delle debuttanti Calabria. Accogliamola con un fortissimo applauso, Giovanna Pratesi. Buonasera a tutti, benvenuti al ballo debuttanti Calabria 2016. Grazie di essere qua con noi stasera. Ringraziamo Fabio, cavaliere perfetto. Grazie. Allora, secondo appuntamento, sapete che è la seconda edizione e io mi auguro che sia per tutti voi una serata magica e indimenticabile. Come sapete, noi siamo gli organizzatori anche del ballo debuttanti di Stresa, un ballo che è prestigioso, che ha una grande storia di ben 24 anni. Io sono felicissima di essere qua e di essere qua al Parco dei Principi, perché il direttore di questo bellissima struttura, che sta sempre in disparte perché non ama essere in così in primo piano, comunque è proprio grazie a lui che questo evento si svolge qua, perché il signor Bruno Fabiano è stato promotore di questa iniziativa e quindi a lui il merito e a noi l'organizzazione, ovviamente. Questa sera 12 le coppie che debutteranno al fianco dei cavalieri che sono gli ex allievi dell'Associazione Nazionale della Scuola Militare Tuelli di Milano, che sono anche i cavalieri di Stresa. Quindi le vedrete, ragazzi impeccabili che sanno ormai comportarsi in queste situazioni. Io adesso vorrei ringraziare, avete visto questi due ballerini che hanno fatto una esibizione bellissima, che sono Enrico Luli e Benedetta Mullace della scuola di ballo Dancing for You di Andreina Tassone. Hanno fatto un'esibizione credo impeccabile
e hanno dato inizio a questa serata. Io ringrazio Telemia, che è il nostro media partner, che peraltro stasera farà andare in diretta questa serata, e Rai 3 TGR Calabria, che è qui presente con le sue telecamere. Quindi grazie infinite di essere qua. E proseguiamo questo ouverture con le creazioni di Marina Adrianò, della magia dell'abito gioiello di Gioiosa Ionica. Queste bellissime creazioni saranno indossate da Tiziana De Luna, vincitrice 2015, accompagnata dal delegato Regione Calabria dell'Associazione Nazionale Ex Allievi della Scuola Meritale Tuellier di Milano, il dottor Luca Arminio. Giusy Di Bartolo, a Damigella 2015, sta arrivando, e Agatina Politano, accompagnata sempre dal nostro Fabio, che veramente è stato molto disponibile. Fabio e le due ragazze che vestono le creazioni della magia dell'abito gioiello. Quindi grazie per essere qua. Invito Fabio ad accompagnare Agatina. Giusy rimane insieme a noi. E adesso chiamerei qui accanto a me il sindaco di Rocella Ionica, il professor Giuseppe Certomà, il padrone di casa. Buonasera, sindaco. Quindi io la ringrazio di essere qua con noi. Abbiamo già avuto modo di venirla a visitare nella sua amministrazione comunale, perché con questo evento non facciamo solo questa serata, bensì facciamo promozione turistica e formazione culturale. Quindi siamo già state a visitarla lunedì e abbiamo portato le ragazze a conoscere Rocella Ionica. A lei due parole. Grazie. Sì, grazie signora. Intanto io direi che non siamo più dei debuttanti, perché ormai ci siamo collaudati l'anno scorso e quindi questo è il secondo anno. La mia città è sempre disponibile a questo tipo di eventi, perché tutti conoscono l'idea che noi abbiamo della nostra città, una città portata al turismo, alla cultura, a questi eventi come questo di questa sera. Qualcuno può pensare che si tratti di un evento frivolo, io penso di no, perché conoscendo come lavora la signora Pratesi, d'altronde noi siamo in compagnia di Stresa, e quanto dire, Rocella, Stresa, chi segue questi eventi farà le sue considerazioni, e quindi si pensa che sia un evento, come dire, frivolo, invece no, guardate che c'è tanto lavoro, c'è, come dire, la possibilità per tanti giovani del luogo a mettersi in mostra, chi lo sa che domani qualcuno di loro non avrà prospettive di carriera in questo campo. E poi è un evento che raccoglie naturalmente il consenso di tutta la zona ionica, vedo che ci sono gli albergatori, che muove un certo, come dire, volume di affare, se possiamo dire così. Quindi questi eventi vanno nella direzione che noi vogliamo per la nostra cittadina Rocella e per la Locride. Su questo siamo impegnati a sostenere queste nostre, come dire, condizioni anche con i livelli superiori ai nostri comuni, la Regione Calabria e da qui a poco anche col Governo nazionale, perché vogliamo che questa nostra zona si riscatti, vada avanti, che le cose migliorino, che il turismo sia sempre una delle fonti sulle quali investire da parte degli albergatori, degli operatori turistici, perché noi abbiamo grande bisogno di occasioni di sviluppo e occasioni di sistemazione di tanti giovani che purtroppo, lo sappiamo, devono lasciare la Calabria e la zona ionica e andare in altri posti. Quindi questo evento ha pure questa funzione. Quindi vi ringraziamo e siamo sicuri che avrà il successo che già l'anno scorso ha avuto. Grazie, grazie mille a lei. Io non so se è arrivata la delegata del comune di Gerace, che è la signora Emanuela Gentile. Eccola qua. Scusate, ma io
devo usare gli occhiali, ahimè, e quindi non riuscivo a vederla. Benvenuta Emanuela, siamo stati anche da voi, abbiamo fatto una bellissima visita, so che dopo ci raggiungerà anche il, forse, speriamo, il sindaco che aveva una giornata particolarmente impegnata. Comunque ci sei tu, che ci fa molto piacere che sei qua con noi. Vuoi dirci anche te due parole? Grazie. Grazie alla signora Pratesi per la sua gentilezza, per la sua squisitezza, il garbo con il quale ci invita sempre. Adesso anche noi ci uniamo al comune di Roccella, anche noi per il secondo anno consecutivo abbiamo davvero il piacere e l'onore di accogliere questa manifestazione che, come giustamente diceva il sindaco Certomà, non è assolutamente da intendersi come una manifestazione frivola, anzi tutt'altro. Abbiamo condiviso anche noi con a Gerace, con le ragazze, un bellissimo percorso culturale che ci ha arricchito anche noi. Veramente siamo onorati di essere qui stasera. Io rappresento e porto il saluto del sindaco Varacalli, che stasera è rimasto impegnato fino a qualche momento fa con la manifestazione Gerace Libro Aperto, che ha ospitato questa sera il magistrato, il dottor Nicola Gratteri, alla sua prima uscita in pubblico dopo la nomina a procuratore capo di Catanzaro, per cui speriamo ci possa raggiungere più tardi, ma comunque ci tenevamo ad essere presenti, a condividere fino in fondo questa bellissima esperienza, e ci auguriamo naturalmente il prossimo anno, anzi vi aspettiamo già da quest'anno. Grazie Manuela. Ancora. Quindi vi invito a prendere posto. Trattengo con me invece questi bei ragazzi. Allora, prima di tutto vorrei dare la parola al dottor Arminio. Innanzitutto va ringraziato perché è stato lui l'organizzatore per quanto riguarda il reperimento dei cavalieri. E l'abbiamo fatto lavorare di brutto, veramente. E quindi sei stato veramente gentile. E adesso a te due parole sulla realtà dell'associazione. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Noi come associazione nazionale... Aiuto. Ho toccato qualcosa? No. Come associazione nazionale ex allievi della Scuola Militare Teolie di Milano, siamo onorati di partecipare per il secondo anno consecutivo a questo evento che arriva il tecnico. Cambio. Perfetto. E questo evento che, come si diceva poc'anzi, non è un evento frivolo, è sicuramente una splendida esperienza per le ragazze che fanno questo percorso di una settimana in cui scoprono le bellezze del nostro territorio. Io sono di Crotone, per cui non solo mi sento vicino in quanto calabrese, ma mi sento ancora più vicino a questa terra in quanto cittadino della Costa Ionica, per cui per me è un motivo di orgoglio in più essere qui e rappresentare la mia associazione e dare una mano affinché questo evento possa essere portato avanti nel migliore dei modi. Che dire, prima di lasciare il microfono vorrei velocemente omaggiare l'associazione APEFCO nella persona della splendida Giovanna Pratesi. Grazie. Come sempre ci accompagna. Nino, per cortesia, il nostro balletto della serata. Abbiamo il balletto. Il collega Nino Scilingo. E omaggiamo l'associazione di un volume scritto dal generale Grasso, che è il primo generale che ha comandato l'istituto dalla sua riapertura. Il nostro istituto è un istituto che è stato creato nel 1800, ha avuto un'interruzione a cavallo delle due guerre e adesso è stato riaperto da 20 anni. Quest'anno festeggiamo il 20° anno, per cui la nostra associazione è un'associazione formata da ex allievi. Come potete capire siamo tutti giovani, ma siamo radicati in tutto il territorio nazionale, per cui in ogni regione esiste una delegazione che rappresenta tutti gli ex allievi sul territorio, e cerchiamo di muoverci, insomma, per fare sicuramente eventi come questo, che sono eventi di beneficenza. Infatti ricordiamo che al termine del debutto ci sarà una cena di gala durante la quale sarà possibile contribuire per... mi hai preceduto, bravissimo, grazie. Ho fatto bene o ho fatto male? Benissimo. Ho fatto bene.
Perfetto, a questo punto chiamerei anche il direttore del Parco dei Principi. Lo costringiamo a venire qua. Signor Fabiano, venga con noi. Sarò sculacciato per questo, sicuramente. E vogliamo omaggiare dello stesso volume anche il Parco dei Principi che ci ospita, e per cui speriamo di aver fatto insomma cosa gradita. Buon proseguimento a tutti. Grazie Luca, grazie Nina. E adesso chiedo gentilmente, perché sarebbe un po' difficoltoso per me poterlo tenere adesso tra le mani, quindi ti congedo, puoi prendere posto in sala, sì sì, puoi anche attraversare la sala, lo permettiamo, no. Venite un po' più avanti che magari c'è più luce, vi vedono meglio, che siete due belle ragazze. Allora, Tiziana ha vinto l'edizione 2015 e Giusy è stata una delle due damigelle. Quindi io vorrei sapere, Tiziana, stasera che emozione hai provato a scendere nuovamente questo terrore di scala, perché tutte le ragazze sono terrorizzate, lo ero molto anch'io, devo essere sincera, che ti ha visto protagonista nella scorsa edizione? Paradossalmente mi sento forse più emozionata questa sera di un anno fa, perché insieme a tutti i ricordi dell'anno passato sento anche le emozioni delle nuove ragazze, avverto tutto quello che provano, tutta la preparazione, la tensione, e mi sento partecipe di questa forte emozione. Devi sempre guardare l'ambia, no? Prima le dar guito a dire che se no le riprese non vengono perfette. Certo. E, oltre questo sono fiera di aver partecipato a questo evento, perché è un evento che promuove secondo me sicuramente la bellezza e l'eccellenza, perché dietro questa facciata sicuramente molto, molto bella c'è tanto lavoro e sicuramente la Calabria si è resa protagonista di un evento d'eccellenza. E ringrazio Giovanna e tutti gli organizzatori per questo onore, perché la Calabria vi ringrazia. Grazie di essere tornata, però l'anno prossimo ti chiameremo ancora. Facciamo come Stresa, che la nostra è una lunga tradizione, tutti gli anni, molte, non magari tutte, chiaramente, ex debuttanti si ripresentano, abbiamo il piacere di ripresentarle ancora e farle vivere di nuovo un'emozione. E adesso Giusy, quindi grazie Tiziana. Vai a prendere posto. Questa ragazza è una ragazza un po' speciale, ok? Perché ora non se ne andrà via subito, perché farà un'interpretazione di un brano inedito. E non vorrei parlare sempre io, anche perché divento noiosa. Quindi lascerei a te dire che cosa interpreti e che significato ha questo brano. È un piccolo excursus del tuo percorso. Allora, questo brano che sto per cantare si chiama Occhi Lontani, è scritto da Antonio Griaco e ha vinto un premio speciale al Mia Martini 2015. E, diciamo che il premio mi è stato dato per il percorso che ho fatto artistico, perché non sono solo ovviamente una cantante, ma da poco laureata in fashion design. Quindi diciamo che mi è stato dato questo premio un po' per le mie qualità poliedriche. Ecco, è vero, io canterei adesso di constatarlo. Quindi crei abiti, sì. No? E non solo, però ti sentiranno adesso come canti, va bene? Ok. Quindi ti lascio al tuo brano. Grazie. Occhi lontani, chiusi dietro ad un portone, chiusi dentro la tua mente, mentre a casa sei da sola e comincia un'altra notte senza avere lui accanto. La tua mano scende piano, stancamente sul cuscino, mentre gli anni ed i pensieri sono graffi in fondo al cuore. Dentro la testa il tuo tormento,
sei solo un'ombra tra tanta gente che non capisce, non saprà mai niente del tuo bisogno di un nuovo giorno, di questo amore sulla via del ritorno. Poi la notte scende piano e nel sogno più accarezza le tue labbra come petali di rosa, la tua pelle liscia, liscia come seta, mentre danzano sul cuore sensazioni dolci e amare, dolci come una carezza, amare come una bestemmia, pesa meno la sua mancanza, quando il sonno veste gli occhi della speranza. Come è lento questo tuo tempo, dentro la testa il tuo tormento, oscura il sole, asciuga il mare, quanto coraggio devi masticare, sei solo un'ombra tra tanta gente che non capisce, non che non capisce, non saprà mai niente del tuo bisogno di un nuovo giorno, di questo amore sulla via del ritorno. Oh, oh. Grazie. Grazie. È andato via. Allora, dire brava è un po' riduttivo. Bravissima. Grazie. Io ti ho sentito l'anno scorso, non ti sono più incontrata e devo dire che sei diventata ancora più brava. Grazie. Complimenti e mille auguri per la tua carriera. Grazie e grazie per questa opportunità. E l'anno prossimo ti aspettiamo. Come no. Ciao. Grazie. Kat. Ciao. Ha già detto Luca che questa serata è anche una serata della solidarietà. Infatti siamo in collaborazione e abbiamo qui anche una delegata, una rappresentante che avrete modo poi in sala di sentire, perché adesso abbiamo tirato un po' alle lunghe, quindi vorremmo presentare il ballo e faremo poi queste presentazioni in seguito. E quindi volevo solo ricordare che anche l'ILT è partner, diciamo, del ballo debuttanti di Stresa. Quindi mi auguro e conto sulla vostra generosità stasera. E adesso è arrivato il momento più atteso, quello del batticuore, quello indimenticabile, spero, per tutti i protagonisti di questa serata. Quindi abbiamo la piccola Maria Sole, figlia dei coniugi Spataro, che introdurrà l'emozionante, tanto temuta discesa della scalinata delle nostre principesse per una notte, che indossano le creazioni del Bocciolo di Palmi, accompagnate dagli ex allievi della Scuola Militare Tuellia di Milano. E adesso Maria Sole. Thank you.
Grazie. Ringrazio anche il ballerino che ha accompagnato Maria Sole. Cominciamo la discesa con Antonio Strongoli e Audino Marta. Rosanna Franco. Pasqualino, Anna Serrano. Leonardo. Anni. Gagliardi, Martina Paparella.
Giuliano Porcaro, Gioia Leuzzi. Scillingo, Lucia Raneri. Enrico Angelo Pititto, Maria Ilenia Carbone. Thank you.
applauso, lo volevo chiedere, non c'è stato bisogno. Bravi, bravissimi. Perché io devo dire una cosa, che i Cavalieri in particolare hanno provato pochissimo, sono stati impeccabili. E poi vorrei qua Andreina, vieni qua, è la factotum. Andreina Tassone che ha preparato per tutta la settimana questi ragazzi e ha fatto un lavoro incredibile, ma soprattutto un bellissimo lavoro. Sei soddisfatta? Tantissimo. Brava, ora non ho il microfono, se mai va bene così. Quindi volevo presentarti adesso perché veramente mi sono emozionata. Io dico sempre che finché mi emoziono questo evento continuerò a farlo. Tutte le sere ormai sono tante in questa serata e quindi grazie di cuore a tutte ragazze. E adesso il valzer per tutti. Adesso le nostre coppie si trattengono un attimo per i nostri fotografi e invito però gli ospiti a guadagnare la sala. E c'è qualcuno che mi sta chiamando? Ditemi perché? Non si sente niente. Ma io riesco a sentire. Si sente? Sì. Mi hai fatto un cenno, mi hai spaventato. No. Ok. Vabbè. Allora, fa niente. Allora, adesso questi ragazzi faranno un po' di foto sulle scale e quant'altro, magari anche con i genitori e i parenti, e apriamo la sala perché cominciano ad accedere per la cena di gala, quindi dall'altra parte sarà l'accesso. Ok, va bene. Quindi Parazzoli, dai ordini per le foto. Sulla scala, tutti sulla scala, forza. Se no non c'è il passaggio per accedere alla sala della cena. No, e tutte le ragazze chiamano, forza. Chiamo. Sì, Sveni, no. Allora, chiamo qua lo staff di Luca Look per fare una fotografia. E anche tutti gli altri nostri partner che se vogliono fare questa foto, cortesemente vengono qua. Grazie.
Allora, signor Fabiano, dove andate? Io però vorrei togliermi questo microfono, possibilmente riesci?